in maniera contestuale, quindi mi posso muovere attorno all'oggetto e essere chiaramente aiutato a fare questo in maniera molto Quindi facile. questo serve anche per l'autoapprendimento, l'apprendimento on the job. Assolutamente, posso creare pool di formazione in cui aiuto gli operatori a utilizzare la mia macchina, il mio prodotto o qualsiasi altra cosa necessiti. Chiaramente lo posso fare anche da remoto, cioè potrei avere due operatori con gli stessi occhiali, anche in località diverse, e utilizzare i contenuti virtuali nella stessa maniera. Quindi E quindi vedete poi, che posso utilizzare queste checklist. ma poi io ho visto anche ci sono dei sensori che praticamente li vedo in sovraimpressione, quindi invece di andare a guardarmi, che ne so, la pressione di una pompa tramite un pannello di monitoraggio, in questo caso ce l'ho subito davanti agli occhi. Certo, Ah, allora, ecco, cosa stai siccome muovendo? stiamo parlando di rappresentazione di dati, questi sono dei widget, per esempio, in realtà aumentata, che Ah, quindi. simulano, diciamo, stanno prendendo i dati da, per esempio, da un sistema IoT. Ah, quindi tu li puoi spostare dove vuoi, e ti fanno vedere in real time, questo vedo Certa, una certamente, temperatura, per magari esempio, muovisi più piano, altrimenti loro qua. questo, per esempio, lo potrei anche mettere, per esempio, sopra il computer. Ok. Ok? Quindi, quando parlo di rappresentare dati all'interno del mio ambiente, parlo di poter indicare dove voglio, per esempio, dei widget che mi potrebbero monitorare la temperatura di un certo elemento solamente prendendo il riferimento da un tag, per esempio, o da un E sensore. questo lo puoi fare perché i tuoi sensori sono spazialmente evoluti, Esattamente. quindi mappano proprio lo spazio intorno a te. Ecco, quindi qua sta funzionando tutto bene, ecco, qua si arriva poi al concetto di applicabilità. Dove altro lo posso applicare? Qui vediamo l'industria, ma possiamo applicarlo anche in altri, molti altri concetti, no? Allora, prima parlavamo di IoT, quindi questa macchina pensiamo che sia collegata ad una rete, quindi sia condivida i suoi dati e quindi sia ovviamente attaccabile, perché se la mia macchina è collegata in rete Vuoi che stringo un po' di più? Faccio. potrebbe essere attaccata Ecco, allora dall'esterno. quindi ora diciamo io chiamerei sul palco Mirko Gatto, quindi noi abbiamo questa macchina sta andando Certo, correttamente. vedete che c'è Mirko, il pannello vi farei un applauso. in cui i dati sono Mirko ora ci farà vedere, corretti. diciamo, un attacco, simulerà un attacco ai sistemi informativi Sì. di questo sistema IoT che ci ha fatto vedere Paolo e a sua volta poi proverà quindi a eliminarlo tramite una tecnologia di cui ci parlerà. Cosa andiamo a vedere? Qui praticamente abbiamo preparato un algoritmo Sto subito che i nostri chiamarlo. analisti hanno costruito ad hoc. Tra l'altro era stato utilizzato qualche anno fa su una simulazione di un attacco informatico a sistemi IoT di un aeroporto, di un importante aeroporto italiano. Ora io lancerò questo attacco cercando di craccare il sistema IoT di Quando Paolo. lancerai questo attacco, i suoi sensori andranno, diciamo, Esatto. in anomalia, in stato di anomalia. Quindi potrebbe anche essere interpretato dal tecnico come un'anomalia di sistema. In realtà è un attacco informatico, perché effettivamente, Ecco, in eccolo. questo momento sentite il rumore, cosa sta succedendo? Io ho lanciato questo attacco, ho preso il controllo del sistema IoT e sto alterando i parametri Del macchinario. dell'impianto. Sicuramente Paolo, se fosse un operatore normale, rilevererebbe l'anomalia e penserebbe che fosse, che sia un problema di Di tecnico. In realtà fatto. sono io che ho preso il controllo della macchina e a quel punto posso fare praticamente quello che voglio. Esatto. Adesso la demo, ovviamente, per questione di tempo è Molto molto ristretta. semplificata. E quindi ora tu andrai a Esatto. cercare di utilizzare le tecnologie di security In questo operations. momento cosa facciamo? Ci colleghiamo alla console del nostro Security Operation Center. Definiamo cos'è. Esatto, un Security Operation Center è un centro di monitoraggio che noi abbiamo, H24, dove degli analisti presidiano le reti dei nostri clienti. In caso di attacco informatico, intervengono per mitigare l'attacco. Perfetto. Ora, dalla console cosa vediamo? In questo momento sono collegato a una console di un sistema SIEM, è un sistema che mette in correlazione i log e fa anche analisi predittiva. E ovviamente vedo tutto rosso perché Che può accorgersi quindi che ci sono una serie di attacchi alla macchina e quindi può cercare di mettere in blacklist certi tipi di Esatto. indirizzi. Allora,
in questo momento vado a mettere appunto, ovviamente questo, questo blacklist gli attacchi sono possibili perché i sistemi industriali generalmente sono nati molti anni fa e non sono nati per essere immessi in rete totalmente, però con la l'aspetto della nascita degli oggetti sempre più intelligenti questo ovviamente diventa una vulnerabilità. Beh, Francesco, sono riuscito a bloccare l'attacco, mi merito un applauso, credo. Grazie Nico, grazie, grazie per l'applauso assolutamente spontaneo. No, ecco, quindi questo è un aspetto fondamentale che quindi sì. ci concorre a far capire proprio che effettivamente questi sistemi, la cyber security, è un aspetto fondamentale che non può essere tenuto in secondo piano, perché quando si parla di Industria 4.0 la cyber security va da sé che ci rientra in maniera integrale su questa assolutamente tematica. Senti Mirko, mi incuriosisce capire se esistono delle altre possibilità di applicazione di questo tipo di approccio, e se tu ne conosci ci puoi raccontare qualche caso da questo punto di vista. Sì, allora innanzitutto la cyber security si muove cross praticamente in tutti i settori, dove ovviamente c'è un'azienda che è connessa al mondo internet, ovviamente esiste potenzialmente un problema di cyber security. Certo. Quindi gli ambiti di applicazione in questo momento sono anche i più strani, nel senso che possono coinvolgere sistemi classici come un network aziendale, ma anche con l'avvento dell'IoT, per esempio, possono coinvolgere anche sistemi domestici o anche sistemi wearable, indossabili, perché sono appunto connessi. Addirittura Gartner stima entro il 2020 20 miliardi di dispositivi connessi al mondo, quindi se vivremo in un mondo iperconnesso, ma questa connessione e questa grande opportunità anche che si sta aprendo creerà ovviamente dei potenziali problemi di cyber security, perché più dispositivi colleghiamo, più i punti di accesso aumentano. D'altra parte mi avevi parlato del progetto sistema, del caso sistema, che è un caso di successo, no? Assolutamente. Sistema è una partnership che annunciamo in anteprima al Tecnovar. Sistema cos'è? È un'azienda di Fincantieri che si occupa di automazione industriale in ambito navale. Sistema opera nell'ambito commerciale con costruzioni di yacht o anche in ambito militare. E al loro interno avevano già un team dedicato, molto focalizzato sul tema della cyber security. E tra l'altro nella tappa di Roma, purtroppo oggi non ho potuto partecipare, è intervenuto anche un comandante della Marina Militare che ha spiegato bene che problemi ci possono essere per esempio in una nave. Faceva l'esempio, per esempio, che molti armatori privati utilizzano i radar, per esempio, utilizzando Windows XP, e lui diceva che l'80% di questi sistemi è basato su XP. Ovviamente un attaccante potrebbe prendere il controllo della nave totalmente e ovviamente manometterla. Se in ambito commerciale può creare un problema di sicurezza delle persone, se in ambito militare vi lascio immaginare voi i potenziali rischi che ci potrebbero essere. Cosa andremo a fare con sistema? Andremo innanzitutto a formare il loro personale per la creazione di un Security Operation Center dedicato e focalizzato all'interno di ogni nave. Quindi ogni nave che andrà a produrre appunto Fincantieri verrà costruito un Security Operation Center all'interno appunto di ogni nave, scusate la ripetizione, e in caso di attacco informatico interverremo insieme con il loro personale per mitigare l'attacco. Ottimo. Senti Mirko, un'altra cosa, tu prima hai accennato una cosa che mi ha molto colpito e che devo dire mi ha incuriosito anche quando abbiamo visto l'esempio di Frescobaldi. La cyber security può, riguardare i sistemi che uno non pensa, no? E c'è, tu adesso prima hai accennato al discorso che anche nel quello che noi utilizziamo dal punto di vista quotidiano può esserci necessità di cyber security. Mi parlavi prima del progetto Elica, ce lo vuoi raccontare e vuoi spiegare perché Elica, che è una produttrice di cappe da aspirazione domestiche, può e deve avere bisogno di un progetto di cyber security? Sì, forse c'era un video da lanciare, non ricordo. In realtà è il jingle, anche l'altra volta ho lanciato il video, ma in realtà era un jingle, per cui va bene. Sbaglio ogni volta. Esattamente, no, ma questo va bene così, non c'è problema. Basta essere coerenti nelle cose. Esatto. Allora, Elica è un'azienda importante per il territorio marchigiano, è un'azienda leader a livello internazionale e dal nostro punto di vista, e non solo ovviamente, rappresenta perfettamente il Made in Italy, un'azienda rivolta al futuro con innovazione e affidabilità dei sistemi che produce.
Quando ero stato io la prima visita allo svuota in Elica, innanzitutto ero rimasto molto colpito innanzitutto anche dal design e dai sistemi evoluti. Praticamente l'azienda cosa ha creato? Ha creato una cosa molto interessante e penso sia una delle poche a livello mondiale in questo settore. Loro ovviamente producono piani di cottura e cappe d'aspirazione. E cosa hanno fatto? Hanno creato una rete di sensori che mette in comunicazione il piano di cottura con la cappa e per esempio quando aumentano i vapori all'interno della cucina possono regolare automaticamente l'aspirazione per rendere l'ambiente più confortevole. Ma non solo, hanno creato anche un'app che permette il controllo remotamente anche fuori casa sia della cappa sia del piano di cottura. Ovviamente questo comporta un problema di sicurezza informatica piuttosto importante, perché ovviamente connettendo e aprendo connessioni verso internet per permettere la comunicazione, l'azienda si posta un problema, nel senso che dice come possiamo garantire la sicurezza. A quel punto, insieme col cliente, abbiamo implementato al loro interno un Security Operation Center 4.0, praticamente che è pronto per governare tutti i sistemi IoT. Tra l'altro noi siamo stati la prima azienda italiana a lanciare il Security Operation Center 4.0, l'abbiamo fatto l'anno scorso, nel 2016, e quindi questo per noi è stato un vanto e anche un motivo di grande orgoglio. Ottimo. Beh, devo dire che è interessante pensare quanto l'IoT sia assolutamente la nuova frontiera del mondo della rete, sì. E quanto però, ovviamente come ogni cosa particolarmente innovativa, apra dei fronti che possono essere pericolosi, ma giustamente la parte di cyber security la stiamo coprendo e la state coprendo decisamente bene. Mirko, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Grazie.